Mister, la classica giornata storta è andato tutto per il verso sbagliato. Ma verso sbagliato, un primo tempo credo equilibrato, poche occasioni sia da una parte che dall'altra, non grossissimi ritmi, indirizzato da un episodio sul calcio di punizione, però questo fa parte del calcio, quindi devo dire sì, la prendiamo come una giornata storta. Soprattutto nel secondo tempo, dove in 5 minuti abbiamo chiuso la partita, hanno chiuso la partita, quindi oggi credo di Notaresco in campo si sia visto ben poco, quindi bisogna fare i complimenti a Avezzano che hanno meritato di vincere giocando anche meglio, quindi non siamo contenti di quello che abbiamo fatto in campo, ma al di là del risultato, vuol dire, quindi però il campionato va avanti e quindi la prendiamo come battuta d'arresto. Come si spiega una giornata così? Ma è difficile a volte da spiegare da allenatore, perché poi il primo tempo grossi segnali di difficoltà non c'erano stati, quindi sicuramente sì, gli episodi ci hanno castigato più del dovuto e quindi poi l'Avezzano è stato bravo a contenere e a chiudere la partita, quindi questo sì, però si fa fatica a dire qual è la colpa tra virgolette, oppure quello che può essere successo. È successo, la chiudiamo e ci presentiamo domenica a Savignano con l'intento di fare il risultato. Mister, è stata una partita un po' particolare, fino al 42esimo il primo tempo l'Avezzano di fatto dalle parti di Monti non si era visto, poi il gol, però nel giro di un quarto d'ora della ripresa ci sono stati altri 3 gol che hanno indirizzato la partita a favore vostro. Sì, oggi è stata una grandissima vittoria, per noi una grande boccata di ossigeno, perché venivamo su un campo molto difficile, la terza forza del campionato, 5 partite che non prendevano gol, per cui dimostra la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Sono molto contento perché sono stati cinici, sono stati bravi in zona offensiva, anche in fase difensiva. E questa è la strada giusta da perseguire, perché vincere qui a Notaresco ti dà sicuramente autostima, fiducia per il proseguo del campionato. Al di là dei 3 punti fondamentali nella lotta salvezza, ovviamente forse la maggior qualità che per il futuro potrà essere utile è stato proprio il cinismo. Sì, quello che ci è mancato a Giulianova, quello che ci è mancato nelle partite precedenti, purtroppo la palla bisogna buttarla dentro. Io dico sempre che gli attaccanti fanno la differenza, oggi i 3 attaccanti si sono mossi molto bene, la squadra ha giocato compatta, unita, ma già dal riscaldamento avevo visto che la squadra era concentrata, spesso ci è andata male, oggi abbiamo raccolto forse anche un po' di più, perché Manari ha sbloccato su punizione il gol sull'1-0, poi è diventato un pochino più facile, anche se poi alla fine abbiamo un po' mollato, ma sul 4-1 è normale che mentalmente un po' i giocatori mollano, perché forse non ci credevano nemmeno loro, e questo sta a significare appunto di una squadra giovane che deve ancora capire i meccanismi, perché siamo praticamente quasi tutti nuovi, e oggi è stata una prestazione che mi soddisfa molto. Nella sfida in famiglia il fratello purtroppo ha vinto 4-0, lei 4-1. Sì. No, alcune volte le domeniche compaciono, vanno bene, altre volte male, ma per noi, ripeto, era fondamentale fare la prestazione dove i ragazzi veramente hanno dato il massimo, e questo ci deve far crescere, perché dobbiamo ancora migliorare, il cammino è ancora lungo, siamo ancora lì nella zona play-out, però ripeto, questa vittoria qui in Notaresco è fondamentale per tutti quanti noi.